Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video sulla Ockeld Farm. Allora, direi di spegnere un attimo questo, spegnere anche questa e prendere questo che lo portiamo prima di tutto a casa. Perché quest'oggi volevo. Allora, ho seminato il campo e ho scoperto anche che il cancello si apre in automatico. Quindi, perfetto, lì direi di lasciarlo aperto che ci può sempre servire. E qua. Vabbè, lasciamo qua direttamente il trattore, poi vedremo se smontare oppure no. E nel mentre che siamo giù a preparare il campo, direi che ci vendiamo il John Deere questo grande e anche il Fiat. E boh, magari un trattore me lo compro già, tipo sui 200 cavalli, qualcosina così, perché alla fine 300 va più che bene. Cioè, questo attrezzo, sì, con l'altro, l'8R è molto meglio. Sapete una cosa che devo fare? Devo abbassare leggermente l'audio, volume del veicolo al 20. Perché ho notato che nei video si sente un po' troppo e si sente poco la mia voce. Si apre il cancello, grazie mille. Allora, non ho visto quanto abbiamo fatto di orzo o frumento, quello che era. Penso orzo fosse. Però non è che abbiamo fatto chissà cosa. Abbiamo fatto un cassone più un viaggio della trebbia, cavoli. Allora, eccoci qua. Direi di dispiegare tutto quanto. Ci mettiamo un po' dritti. Perché il mio intento era quello di comprarmi già un trattore oggi con una seminatrice. Vabbè, vediamo un po' come va. 10 all'ora, sì, non è male. Per la potenza che abbiamo va più che bene. Magari con l'altro andavamo a 12. Sì, rende molto di più, però prima o poi ci ricompreremo un trattore di quella potenza. E siamo a posto. Allora adesso facciamo una cosa brutta. Mettiamo l'automatico. Sarà un bel viaggetto. Così esploriamo un pochettino anche la mappa, dai. Quindi mi sa tanto che il Fiat lo useremo noi e il John Deere ci seguirà. Ma sì, dai, ci sta, così che proviamo anche il Fiat. Ok. Magari le luci gliele farei spegnere. Bene. E andiamo, allora, un bel viaggetto e speriamo di ritornare giù con qualche nuovo mezzo. Ok, la strada forse l'ho trovata. Sì, farò vedere un qualche pezzettino e poi andrò per conto mio. Sì, vi starete chiedendo, ma quanti cavoli di video fai uscire? Saranno i primi tre video assieme, poi dopo piano piano porterò altri video. Magari cambierò un po' serie perché sennò magari vi stufo. Ecco una cosa che avevo in mente. Stavo valutando di far magari qualche video in moto. E volevo chiedervi: preferite che ve li porti qua i video? Oppure crei un canale a parte? Cioè, sul secondo canale che non sto più portando timelapse, ve li porto lì. Boh, fatemelo sapere qua sotto con un commentino. E che volevo dirvi. No, ecco, quella cosa della moto potrebbe essere una cosa alla lunga che magari una volta al mese vi porterò un video, però magari più avanti inizierei a portarveli un po' più frequentemente. Quindi, boh, fatemi sapere. Qua c'è la segheria, guardate com'è ben curato tutto quanto. Bello, bello. Ah, ok, il traffico è sulla destra. Quindi è una mappa inglese barra italiana. Infatti ho scritto nel primo video anglo-americana. C'è la Conad. Cos'è che c'è in offerta? Prezzi bassi e fissi, come sempre. No, così possiamo ammirare un po' i paesaggi, possiamo fare due parole. Dobbiamo andare su dritti. Sì, andiamo su dritti fino alla rotonda e poi giriamo a sinistra. Nella rotonda, la terza uscita. Qui dobbiamo stare attenti anche alla velocità. Guardate che belle le canne da zucchero. Sono molto belle come vegetazione quando c'è la vegetazione, tipo intorno ai fiumi da utilizzare. Però come cultura da coltivare non mi piace per nulla. C'era carina l'idea, ma no, non mi ispira tantissimo. Qua mais ovunque. Mais, mais everywhere. Poi volendo potremmo fare una cosa del tipo che, boh, che ne so. Potremmo tipo fare una sorta di lavori terzisti se avremo l'attrezzatura e passare a trinciare tutto per il biogas. Ci potrebbe stare.
Ci potrebbe proprio stare. Ancora controlli? Ok. Vabbè, dai, adesso. Belle le colline. No, comunque la mappa è molto studiata. Non so se di base era già così collinare, come sali scendi. Però. Oppure è stata rimodellata. Però, cavolo, non so perché. Vabbè, dai, ci vediamo poi su all'interno. Vediamo. Ok, vendiamolo per. Cavoli, 50.000 euro quel trattorino lì. Praticamente con questo faremo 250.000, vediamo. Di base sono 280, 300 e passa 1.000 euro che possiamo investire sui nuovi macchinari. Boh, ditemi se vi piace questa idea di vendere i mezzi. Alla fine sono mezzi che avevamo. È iniziata la carriera. 337.000, sti cazzi. Direi che come soldi siamo messi abbastanza bene. Ora io cercherei di comprarmi un trattorino sui 200 cavalli, ok, magari anche un po' meno potente, cercando di non prendere i classici trattori che prendo sempre. Tipo potremmo, vabbè, un trattore sotto intorno ai 100.000, John Deere magari eviterei, ci starebbe bene, vabbè, questo l'ho preso uno, miriade di volte. Ce ne sono tanti che ci starebbero bene. Abbiamo già guardato un po', eh. Allora, il McCormick ci sta un po'. Ma sì, dai, ci sta. Però mi sa troppo piccolino. Qua in fondo c'era qualcosa. No, è finito qua. Ok. Vedete, certi mezzi sono davvero troppo piccoli. Io punterei sempre sul classico Lamborghini, però anche lì è un po'. No. Vediamo questo invece che motorizzazioni ha. Oh, costa il doppio. No, 80.000. Perché mi dà che costa. Oh, no, 88.000, perfetto. So che voi vorreste questo. Però noi andremo sul classico Fendt Serie 7. Magari gli diamo qualche cavallo in più, non il 240, ma il. Vabbè, prendiamo il classico 160 cavalli e via. Allora, questo 166, questo qua costerà di più, giustamente. Ma no, sapete che vi dico? Anno nuovo, trattore nuovo, 180.000, va bene. Ok, e poi con questo trattore, così che ci dà, vabbè, 160 cavalli, poi volendolo possiamo ripotenziare, io punterei una seminatrice, seminatrice, vabbè, qua sono le stesse, ci sta bene questa, ma non so, non c'ho il pezzo dietro, magari, no, no, coltivatori, una piantatrice. Boh, piantatrice ce l'abbiamo già. Devo andare su seminatrici. Direi di prendere questa qua. O questa qua. Cioè, punterebbe su questa, a dire la verità. Vabbè, prendiamo questa qua della Kuhn. Serbatoio davanti. Ok. Compra. E compra. Vediamo un po' i nostri acquisti. Zavorra non la prendo perché già abbiamo la seminatrice. L'avete già visto in un video questo mezzo. E boh, non vi ho più messo i link in descrizione perché non ho neanche tantissimo tempo per star lì a cercarli. Però basta che cercate sui vari siti mod, Fendt Serie 700 lo trovate. Ok, ci siamo, ci siamo. Che punto è il nostro mezzo? Ah, e poi tra l'altro i soldi dobbiamo tenerli a mano per la futura trebbia. Eh sì, per la futura trebbia che compreremo. Ma mi sa che la venderemo la nostra, ne affitteremo una per le occasioni. Anche se affittarle è un po' una rottura perché poi se scatta l'ora dobbiamo pagare soldi extra. Comunque adesso io mi torno giù in farm e andiamo già a metterlo all'opera questo Fendt. Non è affatto male. L'unica pecca di sta seminatrice, a parer mio, è la larghezza che sporge di 1,5
Boh, un metro per parte quasi. No, beh, un metro per parte no, però quasi mezzo metro. È un po' troppo larga. Cioè, 4 metri di seminatrice. Le strade sono larghe 2, 2 e mezzo. Vedete? Bisogna stare proprio molto attenti. Ma tra l'altro abbiamo anche il campo 26. Bene. Voglio un attimo vedere una cosa di sta seminatrice, però. Se semina anche su qua. Oppure semina solo sul. Vedete, fa la texture di semina, però resta giù gli stocchi dell'altra lavorazione. Non lo so. Allora, io direi che. Dov'è? È qua in cima. Vabbè, facciamo come classico: seminiamo come andrebbe fatto. Seminiamo avanti e indietro, e poi alla fine passiamo con l'altro. Lasciamo i bordi superiori ed inferiori da seminare ancora e poi li seminiamo dopo, aver passato prima il coltivatore. Beh, che dire, non ho guardato la potenza richiesta, ma penso fosse sui 100 cavalli, ok? E devo dire che appunto traina bene, abbiamo 60 cavalli in più, poi almeno abbiamo il peso davanti. Non so se davanti bisogna lasciarlo già appoggiato, secondo me sì. E poi ogni volta che alziamo, alziamo tutti e due. Beh sì, sicuramente. Qua può darsi che lascerò un pezzo qui, chi se ne frega. Ci ripasso sopra. Se alzo, non alza niente, scherzo. Alzo. Alzo solo quello dietro a sto punto, perché sennò devo stare qui tutte le volte a stare davanti e dietro. Non ne vengo più ad una. Ok, sì, per fare una cosa, vabbè, anche andare destra-sinistra non era al massimo perché c'è una leggera pendenza, però essendo che il campo è più lungo da sta parte, perché andare dall'altra? Non ha senso, esatto. Sì, mi direte perché hai preso il fend su questa serie? Io, vabbè, ci sta, ci sta, ci sta. Non saprei neanche io quale prendere, abbiamo così tanta scelta che boh. Ha ripreso i classici Lamborghini same vecchi, ma li avevamo già presi sulla Made in Italy, quindi boh, un po' cambiare. Magari più avanti potremmo riprenderci, non lo so. Vediamo un po' come va. Poi se caso riprendiamo, oppure niente, ecco. Adesso là si fermerà giustamente perché c'è il pilone. Ah no, non è ancora arrivato. Beh, è l'effetto della prospettiva che sembra, ma non è ancora arrivato. No, dai, sono soddisfatto di questa scelta. Fatemi sapere poi voi nei commenti. Magari smetterò di fare video su questa serie in modo che vedrò i commenti prima di fare il prossimo episodio. Magari mi avete detto: comprati il Landini, comprati il Lamborghini. E io non me li sono comprati. Però ci sta, aver già qualche me. Due trattori belli nuovi, potenti. Così che non si ha più problemi. Poi magari prenderemo un trattorino un po' andato da lasciare in farm. Per, che ne so. Oppure tipo un merlo. Per le forche. Per gli animali, così. Però no, meglio un trattorino usato. E poi pure il merlo o un Manitou, dipende. Dipende un po'. Tiriamo sui lampeggianti. Vabbè, lasciamoli poi lì. Ormai. Dovevamo tirarli su mentre scendevamo. Comunque, la quantità di semente utilizzata non è nemmeno altissima. Quindi buono. Pensavo già che dovevo fare 1000 viaggi. Cioè, pensavo che a questo punto ero già all'80% o qualcosa simile. E vabbè, niente. Io spero che il video vi sia piaciuto. Sto cercando di fare video un po' più corti del solito, tipo sui 10-12 minuti. Non superare i 20 minuti, ecco. Almeno sta settimana che ne porto un video al giorno. Poi magari più avanti farò video di 20 minuti e ne porto uno o due a settimana. Vediamo. Vediamo un po'. E che dire, niente, fatemi sapere nei commenti ciò che vi avevo chiesto riguardo i video in moto. E niente, ciao a tutti ragazzi e al prossimo video.